Instagram live. Hello Briggy, ti posso fare il video vivo? No, affanculo allora, ciao. Siamo solo io e te. Siamo solo io e te. Ciao, allora. È una diretta. È una diretta, quindi... Lui qua andiamo a fare un video. No, Ale. Ma dove siamo? Sì, proprio la merda. Mi far cadere giù. Ci siamo. Ma dove cazzo siamo? Io non sono mai venuto a questo posto. Ti ho portato in sta cazzo di svedrare che tutti fotografano. Tutti fotografano. Non sono mai stato. Comunque questo Alessandro, è un posto diverso da... Amici di Maria Filippi, ciao. Zitto, non mi fare fuori di merda. Siamo tutti qua topini. Faccio sì. Dai, vieni. Dio, che paura. Ah, ma Giulia non è qua dove sta la torre. Stai attento. Allora, no, Giulia Brighi, porca di quella troia. Vieni qua. Mamma, si è cagata addosso. Dai, che c'ho l'ansia. Vieni qua, che c'ho paura. Dai, veramente. Ho paura, mi sono troppo efficiente. Ma ragazzi, ma che ti guarda quello come si butta a terra. Vieni qua. Dai, che siamo... Non ci sono protezioni. Ma no, stai, ma te che ma cazzo hai fatto? Che ti sei drogato prima di arrivare? Ma che cazzo fai? Guarda. Sembra. Ah, facciamo quella foto. Tipo che tieni la mano qua, indietro. No, Giulia. Aspetta, vieni, ti facciamo. Facciamo il video. Vieni, fai quella foto, per favore. Aspetta. Mentre ti tengo. Mauro, non fare il video, non dire cose che non dovresti non dire. È ormai troppo tardi. Ormai c'è già sgamati in pieno lui con la diretta. Non hai niente. Guarda, ma devo mettere quello in mano, lui Gio? Mettila. Metti la niche. Come questi capelli? Ale, la diretta. Dopo di tutto. Cioè. Un incontro in diretta. Fare il fenomeno, possiamo presentarci. Ale, fare la presentatore. Sta zitto. Fammi fare le cose serie qua. Posso chiedere un favore? Dimmi. Puoi cancellare sta diretta? No, la diretta è diretta, è inutile che si dice. Cioè. Perché devi fare le dirette? Perché io sono col mio cellulare? Ah, comunque devo andare là sopra, vedi? Andiamo là. Là, no, no, non era là, era là. Li vedi quelli? Quelli, là dovevamo andare noi. Però in realtà, sì, siamo. Se vuoi passare da sotto, sarebbe comodo. Lo sai che non capisco se siamo più. No, madonna mia, Gesù Cristo. Dai, vi prego. Ragazzi, se muori, muori in diretta, vedi come te lo dico. Te lo dico a tu. Dai, Giulia Brighi, madonna mia, perché ti metti così vicino? Facciamo capire alla gente il pericolo. Guardate Giulia Brighi. Dio! È pericoloso. Dai, ma... Sei sul picco. Guarda, ma... Venite via. Io ho paura. Ansia. Mi fai anche me la foto sul ciglio? Sì. C'è... No, però mi viene, c'è l'ansia. C'è l'ansia? C'è l'ansia, ce la faccio. Aspetta, allora, mo chiudiamo la diretta e facciamoci le foto. Ciao ragazzi. Ciao. In tutto ciò siamo a Svedra, a Ibiza. Il mio giorno libero. C'è anche un bel pavanaio? Esatto. Buonasera. Mamma mia, che scene. Allora ragazzi, sto facendo questa diretta per spiegare un attimo che cosa è successo, nel senso che neanche spiegare proprio i veri motivi, ma semplicemente mi state tutti chiedendo come mai hai bloccato Alessandro, questo e quell'altro, quest'altro. Sinceramente non è il fatto, il solo fatto del... Aspetta.
della diretta che ha fatto lui, perché vabbè, la trovo sinceramente di una bassezza incredibile. Bisogna sempre dire oddio, bisogna anche capire la persona. Alessandro è fatto così, Alessandro è fatto cos'ha, ok, ci sta, però quel momento lì, ogni volta far battutine, non sono mai stato in quel posto, non sono mai stato in quell'altro, puoi evitare, ok, punto uno. Punto due, ho deciso di fare questo, sono arrivato a questo per tutta una serie di cose, un insieme di cose che mi ha portato ovviamente allo sfinimento, perché non sono il tipo che sbrocca così da niente, lo sapete perché mi avete conosciuto, non sono il tipo che alla prima si incazza perché con tutte quelle che ne sono venute fuori, che ha tirato fuori lui, cioè dovrebbe essere appeso ok, però sono sempre stato tranquillo, ho mandato giù e ho fatto finta di niente, l'ho sempre difeso, sempre sempre sempre, adesso basta. Adesso basta, mi sono rotto, perché comunque sto andando avanti, non ci sto dando peso, sto rifacendo la mia vita, ho trovato lavoro, ho trovato casa e questo e quell'altro. Però mi viene riportato anche da altre persone cose che non mi piacciono, ok? Che non mi piacciono per niente, che dice lui, che va a dire agli altri, beh, non dilunghiamoci perché vabbè, adesso basta. Tutto lì. Ciao ragazzi, buona serata.